Allora, ragazzi, diciamo che per essere appena tornato, due video uno dietro l'altro è un pochino tanto, però ci buttiamo lo stesso, non ce ne freghiamo proprio. Allora, le notifiche io le ho lette solo in inglese, perché come sapete io gioco in inglese, quindi le ho lette solo in inglese, quindi quello che ho letto in inglese potrebbe essere, diciamo, travisato in italiano. Quindi non le ho lette le notifiche in italiano, le leggiamo insieme così magari vedete la mia faccia che è improvviso o cose del genere. Quindi andiamo a vedere un attimo che cosa succederà il 5. Il 5 è l'anniversario della versione globale. Quindi quando è stata rilasciata la versione globale? Il 5 dicembre, dannatissimo quel giorno che è stato rilasciato sto gioco, che praticamente è una cocaina, dannazione. E noto pure che mi devo tagliare i capelli. Oddio, cioè non sono solo ingrassato di faccia, sono sia un panettone qua che un panettone qua. Sono un double panettone. Vabbè, comunque, tralasciando i dettagli stupidi, ci troviamo davanti praticamente a quello che è l'anniversario del globale, che poi non so se anche in Giappone avranno anche loro questo anniversario, ma penso di sì, perché noi abbiamo avuto il loro anniversario, quindi loro devono avere anche il nostro. Ricordi logica, diciamo che così dovrebbe essere. Allora, questo anniversario praticamente ci porta ad avere come prima cosa l'estrazione da 10 da 10 per 5 giorni. Questa estrazione già è stata fatta nell'anniversario, diciamo, del JAP. Quindi parliamo di giugno, era luglio, in cui praticamente ogni giorno ti venivano dati dei ticket in cui a scalare, non è detto che anche stavolta sia così, a scalare andava ad aumentare la percentuale che potesse uscire un SSR fino ad arrivare all'ultimo giorno in cui l'SSR era garantito. Quindi la percentuale andava a scalare, tipo partiva da esempio 20%, poi aumentava a 30%, poi 50%, 70%, quel che sia. Sto facendo un esempio perché non me li ricordo perfettamente come erano settati. Stavolta suppongo, e dico suppongo, che sarà più o meno la stessa cosa. L'unica cosa che non so e che non mi torna nel contesto e dove dice, e inoltre ogni volta che tenti le estrazioni da 10 ottieni bonus sempre più interessanti con il salto di qualità. Il salto di qualità dovrebbe essere non lo so, il salto di qualità a triastante dovrebbe essere il pull, ma il pull nel debutto. Ragazzi, per me il salto di qualità, quando si parla di salto di qualità, si parla di solito di nuovi banner, ovvero questo. Ma non è detto che sia così, non è detto che quello che sto dicendo sia reale. Quindi c'è la possibilità reale che stia dicendo una cacata dietro all'altra. Comunque, fine qua, ci troviamo. Sono 5 giorni, quindi un totale di 5 estrazioni, di cui l'ultima è garantita un SSR. In questi ticket si possono trovare sia i Dream Collection che i Dream Festival. Quello che non so se si può trovare sono i personaggi World Cup, quindi i cosiddetti samurai. Almeno l'anno scorso non ne ho visto uscire neanche uno. Non penso che ci siano neanche stavolta, perché a rigor di logica, se l'anno scorso non c'erano, perché ci dovrebbero essere stavolta? A rigor di logica, ma non è detto che sia così. Quindi per ora andiamo avanti. Logicamente in questi ticket non ci sono i personaggi che ci saranno nella nuova estrazione che ci sarà mercoledì, quindi il 5. Qua ti dice che il primo giorno gli regalano direttamente 50 Dream Ball, un ticket SSR e una palla nera, un esercizio leggendario, ticket di rimozione, cose secondarie che non mi interessa neanche parlarne perché sono cose appunto secondarie. Fantastico regalo in segno di gratitudine. Non mi interessa, non ci interessa, non ci interessa. Andiamo direttamente a quello che è la cosa più importante, ovvero un banner con Roberto Ungo. Allora, quello che dico io, cara Kelab, quando voi sniffate la cocaina, sniffatela bene perché se la sniffate storta, escono queste cose. Ma come mi puoi mettere un Roberto Ungo che provi pure a farmelo più giovane per non farlo sembrare un vecchio in mezzo al campo, ma c'ha quei baffetti qua laterali che sembra un drogato? Cioè, ma dove vi è uscita neanche proprio l'idea di buttare Roberto Ungo? Ma potevo capire se mi buttavi Roberto Ungo dopo 3 anni di gioco, dici tu dopo 3 anni di gioco, cazzarola, non sappiamo più che cazzo mettere in mezzo, mettiamo Roberto Ungo. Ma che tu mi metti Roberto Ungo?
dopo, a un anno dal rilascio. Perché dico io? Cioè, la droga, perché vi drogate? Ma perché vi drogate in maniera così palese e colossale? Comunque, ci troviamo davanti a un'estrazione. Tralasciando il fatto che spiega solo l'abilità di squadra di Roberto, tutti i parametri più 13% ai giocatori sudamericani o 7% ai giocatori giapponesi. Quindi, sudamericani, giapponesi, non è possibile giocare in una squadra che non. Cioè, almeno che non la vuoi giocare in una blu classica, però dico, se vogliamo sfruttare il suo bonus, dovremmo creare un misto che chissà in futuro, magari con qualche altro bonus strano, si potrà fare. Però andiamo al sodo. L'estrazione sono tre pool, la quarta ti viene regalata. Non c'è un SSR garantito, quindi probabilmente è un banner dal 3%. Come ben sapete, come ben sappiamo, come ben abbiamo visto, i banner da 3% sono un suicidio colossale. Cioè, quando ti butti nel banner da 3%, finisci al 90% delle volte a capa a terra. Cioè, ti rompi la testa, te la distruggi. Pulli come un pazzo e rimani senza niente. Almeno che non spuli, quelle sono cose che succedono. Ma non è detto che succeda. Guardiamo un attimo. Roberto Ongo e agilità. Ora, negli ultimi mesi ho sentito le persone che giocano nelle squadre blu lamentarsi come cani, lamentarsi in una maniera bestiale che non avevano attaccanti, cosa che per me già non era vera perché già comunque c'erano i personaggi, forse non erano i migliori al mondo, ma c'erano. Ora praticamente siamo passati che blu, oltre ad avere l'Enders DF, Yuga DF, il Condor, Nitta, chi ci vogliamo mettere più? Il nuovo Napoleon. Oltre ad avere comunque punte che sfondano, hanno anche Roberto Ongo, la leggenda del Brasile, che sicuramente sarà una divinità scesa in terra per almeno i prossimi 6 mesi. Quindi, chi ha le squadre blu e si lamenta che poi le squadre blu hanno personaggi come Naturalizza, Rivaul, cioè le squadre blu sono quelle che sono sempre state al top da inizio gioco e moriranno al top. Ma chi ha la blu si lamenta, purtroppo il ciclo funziona sempre così. Holly invece, tu Tsubasa, è verde, cosa che per me è una cacata, perché Club Gaara ha appena fatto un banner samurai, cioè ha appena riproposto un banner samurai dove c'era Holly verde, e poi hai proposto il banner con Holly verde per farlo versione latente o come lo vogliamo chiamare. Quindi parliamo di due Holly verdi nel giro di un mese che dovevano avere tutte e due un'utilità, e poi mi butti in mezzo un altro Holly che sicuramente avrà delle statistiche o una passiva o delle abilità di squadra assurde, per cui servirà anche questo. Quindi voglio capire, in un mese mi hai buttato lo stesso personaggio di tre colori diversi, cioè, ma cioè, di tre colori uguali. Cioè, erano tre colori diversi, la potevo pure seguire la storia, mi stava bene. Ma tu in un mese, uno, mi butti lo stesso personaggio 3 volte, non tre. 3 volte. Cioè, ma dove, perché, cosa? Tu in un mese mi butti 3 volte lo stesso personaggio con lo stesso colore. E tu ti aspetti che la gente non ti mandi a cacare. Parla alla club come se fosse una persona individuale, tu aspetti che la gente non ti manda a cacare. Carlos Santana. Carlos Santana, raga, non si vedeva un cazzo di Santana rosso dai secoli di Santana rosso, quello là che uso sempre io, il figlio degli dèi, che è uscito praticamente a marzo. Quindi non si vedeva un Santana rosso dai tempi di marzo. Che Santana sia rosso ci sta. Anche se stavolta la versione rossa doveva essere una versione speciale, invece è una versione caccia. Fine qua. Ci siamo, diciamo tutto ok, anche se avrei preferito che, diciamo, la versione rossa di Santana sarebbe andata verso un Dream Collection, non un gaccia, però ok, un gaccia, ok. Significa che la versione Dream Collection la vogliono rimandare ancora a lungo, o magari vogliono farti pullare questa a sangue e poi esce pure quella la Dream Collection rossa. Ormai tanto la Club non si capisce più niente di quello che vuole fare, non è che ormai è tutto senza logica. Tutto quello che fanno è
Cioè, la logica c'è, farti pullare lo stesso giocatore e poi fartelo ripullare, perché gli mettono un qualcosa in più che ti serve. Un po' come il discorso di Pierre. Pierre serviva per il nuovo Pierre rosso, quello là, banner gaccia, serviva per il bonus europeo. Poi mi hanno messo Pierre rosso World Cup con un bonus ancora migliore. E quindi la gente si è trovata a pullare per il Pierre Rosso vecchio più Pierre Rosso nuovo. Cioè, proprio la pazzia. Cioè, solo a fare questi ragionamenti mi sto sconfondendo da solo, perché ti fanno pullare per lo stesso personaggio 2 volte nello stesso mese. Cioè, follia. Vabbè, comunque, andando avanti in questa follia. Qua vabbè, parliamo di un evento che sicuramente porterà monete, palle nere, roba varia, non ci interessa niente, non me ne può fregare di meno, palle nere, bla bla bla, mercato, esercizi, ma si vede proprio qui che non sono adatto io a fare le spiegazioni. Formazioni ex, palla nera, tutto a posto, vabbè raga, un po' di roba generale. Da qua invece si vede che Roberto Ungo, almeno secondo logica, sarà un personaggio con le abilità latenti, perché se gli dai uno stage, se mi dai questa cosa, significa che mi dai praticamente Roberto con le abilità latenti. Quindi i blu si trovano con due personaggi con le abilità latenti di fila, mentre i rossi si trovano ancora senza un personaggio. Boh, ma cioè, oltre al Taro Misaki di base, i verdi hanno avuto Xiao. I blu hanno avuto Victorino e ora hanno anche Roberto. C'è qualcosa che non quadra? O sono handicappato io, scemo mongoloide? Vabbè, comunque, raga, non, cioè, questa è un'altra cosa che non riesco a comprendere. C'è sta notifica di stamattina, veramente mi ha sulle nervosito. Di bello non c'è niente. Andando avanti, giusto per farvi capire quanto io sia contro, vabbè, assalto SSR per Morisaghi, logicamente per migliorarlo un poco. Assalto SSR per Pascal, non ci interessa, per te non ci interessa, non mi interessa niente. Partite condivise, ottimo, le globali ritornano, almeno c'è un po' di pace nelle condivisioni, nel non dover condividere, eccetera, eccetera, ma ad andare basta. Quello su cui io mi voglio impuntare in maniera proprio potente è questo. Questo banner c'ha una piccola cosina che non vi ho ancora detto, che a me mi fa proprio girare cocones, ma me li fa proprio girare. Allora, qua dice: inoltre, ogni volta che tenti un'estrazione da 10, ricevi in omaggio la palla nera SSR. Cioè, quindi significa che io ad ogni pull prendo una palla SSR. Ora, io, Fabio, sono uno scioccone. Sciocco. Quindi io pullo tanto. E quindi io mi trovo praticamente 10 volte più forte degli altri perché avrò tante palle nere? Cioè, io stesso che shoppo trovo che questa sia un'ingiustizia di livelli proprio colossali, cioè proprio una cosa incredibile, cioè non sta né in cielo né in terra, secondo me. Poi ognuno fa le scelte o almeno ognuno c'ha la propria linea di pensiero, ma questa è un'ingiustizia a livelli colossali. Eppure io sono lo scioppone, cioè io sono quello là che scioppa, quindi non mi dovrei lamentare, dovrei essere contento. Ma lo trovo totalmente ingiusto che io, che magari ho più possibilità di pullare in confronto a un free to play, mi trovo più palle nere. E ok, ragazzi, magari voglio dire 5 palle nere, 6 palle nere, 10 palle nere, non è che mi fanno diventare Dio, ma sono comunque 10 palle nere. Cioè, pure che facciamo che sono 10, comunque su 10 palle nere. 5 palle nere, su 5 palle nere. Cioè, non è poco. Che cosa stiamo dicendo? Comunque, questo è un banner che secondo me è il banner più trappola mortale che possa esistere. Voi ora direte perché. Per me, previsioni mie, buttate proprio a per me, secondo me, lasciando che dopo questo piccolo banner ci ritroveremo un rosso con le abilità latenti, perché è logica che ci deve essere, ci troveremo con lo Step Samurai. Quindi
Quindi tu in questo banner pulli una marea di Dreamball, che ci ricordiamo che sicuramente sarà al 3%, perché non penso che la club diventa buona nel giro di due notti. Sarà al 3%, ci ritroveremo lo step samurai in faccia senza avere le Dreamball e quindi la possibilità di fare lo step samurai. Nel caso in cui non ci troviamo lo step samurai, cosa che secondo me ce lo troviamo, secondo me poco dopo il Dream Collection ci troveremo un altro Step World Cup. Perché ci troveremo un altro Step World Cup? Pierra dava, pensateci, ragionateci con calma, Pierra dava 15% di bonus agli europei russi, 10% ai russi normali, quindi bonus più alto paragonato all'altro Pier. Napoleon dava 15% blu europei, 10% a quelli normali. Ora, in tutto questo, se facciamo una teoria logica, ci manca quello verde. C'è da dire anche che hanno rifatto i personaggi Sega che avevano fatto prima, quindi c'è la possibilità che vicino al Dream Collection ci troviamo Diaz e Pascal rifatti, di cui uno dei due dovrebbe avere uno dei bonus che ho detto, a rigor di logica. E uno dei due potrebbe avere un bonus sudamericano, in modo da completare, diciamo, questa cosa che si sta portando, di iniziare a creare anche la squadra sudamericana, altrimenti potrebbe avere un bonus generale, come esempio il caro Condor. E dico Condor perché non mi viene il nome al momento, il caro Condor, sì, che poi vabbè c'è la stessa capigliatura, la stessa cosa, il me stesso, Riccardo Espadas, potrebbe avere un bonus come Espadas che 10% per chi non è giapponese, quindi tutto il resto del mondo tranne i giapponesi. Quindi su questo ci troviamo che questo banner è una mezza trappola, dopo di uscire forzatamente, che poi è una trappola che non è una trappola. Perché gli dico è una trappola che non è una trappola? Perché quando andiamo a leggere, arrivano per la prima volta Tsubasa con potenti abilità passive e nuove tecniche speciali. Allora, se sono solo abilità passive, per me è tutto ok. Ma se ci sono anche delle abilità di squadra che sballano tutto il gioco, questi due personaggi diventano due personaggi che si devono pullare forzatamente. Perché mettiamo sempre il caso stupido di Tachibana. I Tachibana avevano tutte e due due abilità di squadra, cioè il 15% ai centravanti e agli attaccanti, che erano delle abilità di squadra da pullare 100-100. Se questi due personaggi non hanno abilità di squadra fortissime, è un banner che si può anche skippare, ti dà il pizzicotto sulla pancia, lo skippi, anche perché questo mese secondo me uscirà tanta di quella roba, tralasciando che non sappiamo Step Samurai, cosa ne esce alla fine, cosa ne può uscire ancora nel mezzo, quindi ti dà il pizzicotto, passi avanti, anche perché Roberto Ongo, un vecchio in campo, cioè io dico che non lo voglio solo perché non gioco la blu, quindi mi sto mentendo a me stesso, però ok. Soprattutto perché io vorrei pullare per Santana, però ragazzi, voglio dire, se si deve pullare in ogni banner, devi andare praticamente in banca e devi dire ogni mese trasferite sul conto della club 4.000 euro, perché altrimenti io non riesco statisticamente a starci dietro, o almeno teoria stante così dovrebbe essere. Quindi almeno che questi giocatori non abbiano delle abilità di squadra potentissime, io direi di skippare proprio alla stragrande, ma proprio skip, 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 skip. Nel caso in cui abbiano delle abilità di squadra incredibili, raga, non c'è modo, non c'è maniera. In tutto questo capisco tranquillamente chi andrà a pullare, anche se questi giocatori non avranno passive, cioè abilità di squadra assurde, anche perché... esempio, a me Carlos Santana, solo a vedere la scritta Carlos Santana già il mouse mi va a fare pull pull pull, ok, sto muovendo la schermata, cioè talmente che voglio pullare questo Carlos Santana che ho distrutto addirittura il programma per registrare e non è ancora uscito. Quindi su questo ci troviamo a dire che questo banner per me 3%, 6-3% è un banner troppo rischioso considerando tutto quello che deve uscire.
Quindi ragazzi, attenti. L'ultima cosa di cui volevo parlare è Roberto. Considerando l'unica cosa che noi vediamo di Roberto, perché noi di Roberto vediamo solo una cosa nel manga come nell'anime, noi vediamo soltanto Roberto che butta la palla sulla sbarra e dopo fa una bellissima rovesciata. È quello che insegna Dolly. Quindi, quale sarà la sua tecnica? Cioè, vi ricorda qualcosa di simile con la tecnica di Aoi World Cup? Rovesciata incessante, o come cavolo si chiama lei in italiano? Non perde praticamente, non perde potenza né nulla da dove viene tirata. Può venire tirata da dove vuole. E oltre a questo si segna da dove vuole. Quindi io vedo questo Roberto, lo vedo come uno Shingo World Cup rosso trasformato in blu. Invecchiato, perché logicamente è invecchiato. Quindi per me questo Roberto non è nient'altro che uno Shingo sotto mentite spoglie. Quindi tutto questo video è stato fatto semplicemente per esprimere il mio odio profondo, proprio profondo, per questo banner che secondo me non ha senso. Non ha senso semplicemente perché è ingiusto verso chi è free to play che ci sia questa palla nera nelle estrazioni, perché chi può shoppare di più può pullare di più. E avendo ad ogni pull questa palla garantita, per me è troppo. So che magari forse sto esagerando, ma a me, per quanto io sia shoppone, non mi piace che si crei un distacco così grande tra chi paga e chi non paga. Secondo me questo è un distacco troppo grande che non dovrebbe essere assolutissimamente creato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che la mia analisi, che non è un'analisi normale, ma è un'analisi ad capocchiam, vi sia piaciuta. Se qualcuno ha qualcosa da dire su tutto, ditemelo, ditemelo tutto quello che ho sbagliato, tanto ormai non mi ricordo neanche i nomi dei personaggi. Ditemi tutto quello che ho sbagliato, ditemi se siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché niente. Cioè, ci sono tanti regali, tutto quello che vuoi tu, ma sto banner qua proprio. Se mi toglievi sta scritta della palla nera ad ogni pull, non mi poteva stare bene, ma sta palla nera non mi sta bene. Io protesto. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se dubito di averlo fatto in maniera decente. Spero che il video vi sia piaciuto. All'inizio mi ricordo pure che mi sono incacagliato, ma mi scoccio di rifarlo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e ci becchiamo nel prossimo video.